Uè zuzzi, lo zio Barbaruffa vi porta un gioco che sta de fuera, ovvero Slave of God. È un gioco gratuito che potete trovare nel link nella mia descrizione. Io ho iniziato a giocarci un pochino, ci ho fatto la mano, ho cercato di studiarmelo perché che cosa vuol dire? È un gioco veramente, veramente strano, è gratuito. Guardate, siamo in questa discoteca, qui dietro c'è della gente che sta aspettando, sfigatissimi. Andiamo avanti. E bisogna in questo gioco trovare delle scene, praticamente sbloccare delle parti di gioco, delle scenette, ma vi mostro cercando di tenere un certo senso dell'orientamento. Andiamo nel cesso e qui si può vedere che facciamo la pipì. In pratica in questo gioco contiene un sacco di metafore e anche di cose strane sull'andare in discoteca. Ma guardate che macello. Andiamo qui dietro. Ecco qua, e si beve. È una roba stranissima, allucinante. A questo punto... Wow. È un gioco di una bella, di un'atmosfera pazzesca. Andiamo da questo tizio qui. E compare improvvisamente un bambino. Quello che è. Bel gioco allucinantissimo. Andiamo da sto tizio che c'ha un tatuaggio fosforescente. Cosa cazzo c'ha? Così può anche saltare. Wow. Molto rassicurante questa parte di gioco. Ah. Qui c'è un'automobile fracassata con un tizio praticamente morto. E l'auto mi sembra addirittura in fiamme, la metafora del non bere e guidare quando esci dalla discoteca. È un gioco molto particolare perché è colorato, però non è allegro. È uno dei giochi più colorati che abbia mai visto, ma è uno dei giochi anche più inquietanti che abbia mai visto. Quando uno pensa a un gioco inquietante pensa a Limbo, pensa a qualcosa del genere, mentre invece questo direi che batte addirittura Limbo. Non ci sono istruzioni, non c'è un cazzo, non è intuitivo, non c'è veramente niente. Vai, facciamoci, vediamo sta cazzo di ziggurat qui cos'è. Wow. Devo ammettere che ha delle visuali incredibili questo giochino qui. Wow. È una bella esperienza gratuita. Non pesa neanche tanto, vi consiglio di scaricarla. Ci buttiamo di sotto. E ci sono due simpatici gorilla, ovviamente. Ma cosa cazzo mi sono calato per essere in questo stato? Oltre alle luci stroboscopiche, che cazzo altro mi sono calato? Qualche acido per me, cioè. A questo punto... Qua si balla. Wow. Cos'è? Ho inquadrato qualcuno. C'è qualcuno che mi piace. C'è il mio cuore che batte. Qualcuno mi piace. Infatti non riesco a girare. Cosa sta succedendo? Ah, ho capito. Ora mi metto qui. Rimango nel quadrato, perché quello è il mio desiderio d'amore. Sarà un ragazzo o una ragazza? Io ho scoperto nel gioco che sono un maschio, perché sono andato nel bagno dei maschi. Però chi è? Sarebbe stato figo fossi stato più asessuato. Però come si fa? La parte del bagno. Cosa succederà adesso? Io penso che si possa usare anche il joypad, ma
con la tastiera si è più precisi. Non posso girare la visuale con il mouse. Posso solamente premere la A e la D. Posso solamente muovermi. Cosa sta succedendo? Ci stiamo baciando, stiamo cominciando, siamo felici. La situazione è che non posso, ancora non posso muovere il mouse. E posso solamente usare la A e la D per ruotare. È una mia impressione, il cuore si sta facendo più grosso. Dai, 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 dove stai? Dai, dai, dai. Si continua a muovere, sta zozza. E io che faccio? Vado indietro. Wow. Cos'è successo? È rimasto questo qui da solo come uno stronzo a ballare. È finita la serata. Non c'è più nessuno, ragazzi. Abbiamo fatto after in discoteca, tutti insieme. Altro che uomo dell'Alligalli, qua si balla. Oh, un drink. Che figo. Proviamo questo tappetino birichino, che è finito. E ora? È il mare? Sì, quello è il mare. Non dirmi che quella è l'alba. Ah. Ah, che presa bene. Mica male. Mi piace quest'alba qui. L'abbiamo finito. Mi è piaciuto.